Ciao ragazze, quest'oggi vi parlerò di fondotinta e di come utilizzarli, di come scegliere al meglio il proprio colore in base alla tipologia di pelle. Allora, iniziamo subito dicendo a che cosa serve un fondotinta. Il fondotinta non serve assolutamente a colorare la pelle, bensì lo si utilizza per andare a uniformare l'incarnato, rimuovere pori dilatati o piccole discromie, però assolutamente bisogna sceglierlo del proprio colore di pelle, mai di un colore più scuro o di un colore più chiaro. Come scegliamo il fondotinta adatto alla nostra pelle? Innanzitutto dovete capire che tipologia di pelle avete. Perciò la mattina, col viso pulito appena svegliate, guardatevi allo specchio e se la vostra zona T tenderà ad essere lucida appunto solo su fronte, naso e mento, allora in questo caso avrete la tipologia di pelle più comune, cioè la pelle mista. Se invece avrete la pelle che tira o comunque che risulta essere comunque secca, qualche piccola pellicina sul viso, allora in quel caso avrete pelle secca, mentre invece se noterete lucida non solo la zona T del viso, ma anche magari la zona delle guance o questa zona qui, allora la vostra pelle sarà grassa. In base appunto alla vostra tipologia di pelle dovrete andare a scegliere il fondotinta più adatto. Esistono varie tipologie di fondotinta, i più comuni sicuramente sono i fondotinta fluidi, quindi quelli liquidi che si stendono con o spugnetta o dita o pennello. Allora, innanzitutto i più leggeri, quindi quelli adatti a pelle secca, sono generalmente o quelli luminosi oppure quelli a base d'acqua. Allora, a base d'acqua io ho il Makeup Forever Face and Body, che è un fondotinta molto leggero che consiglio a chi ha la pelle secca oppure a chi non ha particolari problemi di brufoletti, rossori diffusi, eccetera. Perché è un fondotinta che rimane estremamente impalpabile, così come anche la Vita Acqua Lumiere. Sono due fondotinta entrambi a base d'acqua e vanno entrambi benissimo anche per gli uomini. Altri fondotinta, sempre fluidi, che andranno benissimo per le pelli secche, sono quelli luminosi, quindi Hydra Luminis di Pupa oppure il Perfect Touch Foundation di Yves Saint Laurent, il Moisture Surge di Clinique, che sono tutti fondotinta idratanti o comunque luminosi. Esiste poi sempre un'altra tipologia di fondotinta che va bene tutto sommato per le pelli secche, che è il fondotinta quello liftante. Di solito nei fondotinta liftanti utilizzano delle sostanze che vanno ad idratare la pelle, impedendo così che appunto il prodotto si incastri nelle pieghette delle piccole rughe o comunque dei segni d'espressione. E questi sono appunto i fondotinta lifting. Io ho solamente questo qua, vi faccio vedere, che è quello di Kiko, il 3D Lifting Foundation, un fondotinta che secondo me anche per le pelli secche e giovani va benissimo perché ha una texture molto facile da stendere ed è un ottimo fondotinta per le pelli secche anche questo. Invece passiamo ai fondotinta per pelli miste. Ne esistono in commercio veramente tantissimi. Ad esempio vi faccio vedere i fondotinta in mousse, quindi fondotinta che si presentano con una consistenza a metà tra il liquido e la polvere. Solitamente appunto sono fondotinta che hanno una copertura media. Questi vanno stesi assolutamente con le dita, a mio parere. Questo in formato sample di Maybelline, il Dream Matte Mousse oppure il Soft Touch di Kiko e il Soft Touch di Essence. Però utilizzo poco perché in realtà non è una texture che mi piace particolarmente, perché appunto non mi piace molto stendere il fondotinta con le dita, lo trovo poco igienico, poco pratico, poco veloce. Esistono poi anche fondotinta compatti cremosi, che sono assolutamente quelli che coprono di più, quindi per chi ha problema di pelle con molti rossori piuttosto che con molti brufoli, io assolutamente consiglio questi. Ad esempio io ho questi qua della linea di The Balm, che si chiamano Time Balm, sono dei fondotinta compatti estremamente estremamente coprenti che si possono usare appunto su tutto il viso, magari evitando la zona del contorno occhi. Ne esistono anche di altri tipi. Io ad esempio utilizzo molto quando lavoro su modelle anche le palettine che sono molto comode perché hanno all'interno vari colori, sul rosa, sul giallo e nulla. Per le pelli miste o comunque pelli normali miste, e mi sono trovata bene ad esempio con il Double Wear,
Double Wear, che è il fondotinta che utilizzo tuttora, cioè tutti i giorni, quotidianamente, è un fondotinta che ha una copertura medio-alta. Io utilizzo questo e non ho bisogno di, magari per coprire qualche brufoletto, utilizzare il correttore. Il mio colore, questo che trovate nella boccettina, visto che questi qua hanno il tappo, quello brutto, insomma, senza il dosatore, terribile, con quello che l'ho pagato, però il prodotto è buono, mi piace. Potete mischiarli, infatti il colore che io ho dentro questa boccetta è il risultato di un miscuglio di due colori, sempre della stessa linea, Double Wear e Estée Lauder. Quindi è un fondotinta che utilizzo spesso, però quando ho la pelle che non è particolarmente secca, perché non va bene assolutamente. Un altro fondotinta a lunga tenuta che mi è piaciuto molto ultimamente è questo Tintidol Ultra di Lancôme, che è un fondotinta veramente no transfer, quindi non sporca i vestiti, non macchia i vestiti o le sciarpe. Ovviamente se si va a strofinare lì c'è poco da fare, però l'ho trovato molto semplice da stendere, veloce, rapido. Io generalmente tutti i fondotinta li stendo con un pennello di questa tipologia, quindi a setole piatte, perché trovo che sia molto rapida la stesura, precisa, vado anche a sfumarlo leggermente sul collo. Esistono anche fondotinta in HD, che sono quelli che utilizzano generalmente i makeup artist professionisti, perché hanno dentro un pigmento, appunto in alta definizione, che permette durante la ripresa di video o gli scatti o degli scatti fotografici di avere una definizione della pelle, pori dilatati più alta, e fanno sembrare la pelle estremamente liscia, compatta. Sono, diciamo, i fondotinta delle star, delle dive. Ultima tipologia di fondotinta che vi andrò a mostrare oggi è quella che io uso meno, ovvero fondotinta in polvere. Ne esistono di compatti, anche in questo caso, oppure esistono anche quelli in polvere libera. Io ad esempio ho questo qui di Dior in polvere libera, di una tonalità veramente scurissima, quindi oltre al fatto che già non mi piacciono quelli in polvere libera, si aggiunge il fatto che è veramente troppo scuro. Forse d'estate riesco a usarlo, ma comunque tendo a preferire sempre quelli liquidi, quelli fluidi. E questi appunto vanno benissimo per chi ha la pelle grassa. Vanno praticamente ad asciugare il sebo che la pelle rilascia durante la giornata e va a rendere più opaca, meno lucida la zona T, le guance. Si stende solitamente con pennelli sempre così, o i kabuki. Dove ce li ho? Dove li ho? Te li hai messi? No. Esistono anche fondotinta in polvere che hanno una copertura medio-alta. Solitamente i più comuni hanno una copertura medio-bassa in realtà, perché comunque non copriranno mai come un fondotinta liquido. La cosa positiva però di questi fondotinta è che non vanno incipriati, perché appunto essendo già in polvere non hanno bisogno di stendere la cipria. Una cosa molto importante che magari non tutti sanno è che i fondotinta a base acquosa e i fondotinta a base oleosa o siliconica non vanno mai assolutamente mischiati. Ad esempio, io non potrei mai mischiare il Face and Body di Make Up For Ever con ad esempio un HD, perché assolutamente l'HD è molto siliconico, e mentre questo qua invece, essendo molto acquoso, che cosa fanno? Acqua e olio vanno a dividersi, quindi sulla pelle tenderanno a vedersi. Con questo video spero di avervi chiarito qualche dubbio e non magari peggiorato la situazione. Magari se avete qualsiasi domanda anche sul sottotono di pelle, oppure su quali fondotinta utilizzare, quali fondotinta preferite, fatemi sapere anche voi se avete un fondotinta che preferite. Diamoci magari dei consigli su che cosa utilizzare, che cosa invece evitare, visto che non costano poco. Quindi per qualsiasi domanda lasciatemi un commento qui sotto. Noi ci vediamo al prossimo video e un bacione, ciao!